Ah, ecco cos'era. Se li cogliamo di sorpresa, sarà molto più facile. È il cosino che ti consegna la spam. Ah, ok, ok. Spartan, ti seguiamo. Ma perché io sono già in pre-fire? Ma appunto, appunto, diciamo che si capisce la tipologia di spammaggio, se è per un motivo o per un altro. Aiuto, allora. Mammo? Devo andare là? Allora, possiamo... No, non so... come faccio ad andare di là? Posso andare nell'acqua? Can I jump in the water? LOL. Oh, siamo della stessa barca, Mandolino. Mi dico, ma cacchio faccio a saltare la zoppa. Quello là m'ha già visto. E la miseria. No! Brutte persone arrivano. E la madonna. No! Maledetto che gira da precisione. E vabbè, c'è anche il cazzo del boss. Da dove cazzo salta fuori questo? Sono già morto. Mamma mia, ve faccio vedere mo io, ma tardi. E beh, soprattutto perché sennò si fa una brutta fine, ecco. Ma quindi me la devo andare avanti a cecchinaggio? Eccolo là, bastardo. Ma dite che lo prendo da qua? Ah! Le botte. La faccio stealth io, eh. L'ho segato dal cecchinao, mi sa di sì. Mi sa che l'ho segato. I like it. Comunque vi ringrazio per le partite. E scusa Amy, ma io tipo, ripeto, quando avevo iniziato ho fatto partire Brawlhalla, eh. Salve Bloodmoon, benvenuto. Come la va? Quando ho iniziato Brawlhalla per fare un po' di tutorial, senza farlo apposta, ho schiazzato start e mi ha messo... c'era subito coso? C'era subito server Stati Uniti. È per quello che dopo laggavi come un giamaicano. Come faccio? Questo è Halo Reach. Dato che a dicembre uscirà il nuovo capitolo di Halo, sto facendo la serie e piano piano giocherò tutti gli Halo. E sono caduto da sotto. No! Ho sudato sangue. E ho sanguinato sudore per arrivare fino a qua. Ah, ma io devo andare là in fondo. Ecco. Ma appunto, infatti mi dicevi la cavi, no. Dopo diciamo, ho capito il perché, ho capito. Anch'io mi dovrò fare. Ma dici Amy che tipo c'è qualche bel tutorial nel gioco per imparare un po' le combe eccetera eccetera o... aveva ragione. Sembra o magari un spedirci qui altro. Solo per demolire tutto. Beh, che dire. Loni ritiene che ne valga la pena. Temo che ci sia qualcos'altro. Venite amici. Ah ok, ce ne sono dei tutorial in game. Io ho fatto quelli base così mi sono accaparrato un po' di gettoni. Tac. Che è sto robo? Mazza della... ali mortaci vostri! Move apro in due. Sono qui. Ah, ok, perfetto. La fai saltare dentro cosa? Oh! No, brutta gente! Ma una domanda, voi come giocate? Con controller o mouse e tastiera? Perché questa cosa mi trippa molto.
Ma io sfondo tutti. Ma chi cazzo ti conosce? A te te metto pure sotto. Chi cazzo sparo? Madonna, ma non ti ha segato, no? Ah, con la tastiera. Datti una mossa, Noble Six. I Falcon stanno aspettando. Sì, Ciccio, calmo, eh. Datti una mossa, mi muovo con la mia velocità e ci metto tutto il tempo che voglio. Ma guarda testo un po'. È comunque incredibile che due volte selezione a random e mi capita sempre quel personaggio. Vabbè, che credo che vada col fatto che io ho pochi personaggi, quindi ho proprio avuto una sfiga atomica. Magari ad averne di più di personaggi. Tanti da fare, Noble Six. Sistema. Sono nemici quelli? Devo sistemare queste postazioni. Se non mi esce rosso io non sparo. Piuttosto che fa danni. Basta una miglia di tiro. Abbiamo fatto in arrivo. Bisogna distruggere quel posto. Mamma mia quanto odio questi. Resta incollato. Ma c'è un modo per guadagnare delle gemme o è soltanto quei vari pacchetti eccetera eccetera quelle? Perché mamma mia quanto mi prenderei Macho Man. Ho visto che c'è anche Macho Man. Ma che cazzo stanno sparando questi? Ah, ah. Ci sono anche i volatili. Basta che non ci siano struzzi. Mamma mia, scendo e ti disattivo tutto. Ah, quelli proprio l'unico modo è shoppare. Dacci loro. Ma quel pacchetto che mi avevi detto, Amy, quello che in pratica c'è anche tipo su Fortnite, ti becchi qualche roba ed in cui ti prendi anche un paio di monete, dov'è? Nel negozio, ok? Io non l'ho trovato. Bersaglio 1 neutralizzato. Figa, scappo. Aspettate. Buonanotte Buddha. Grazie mille per essere passato. E buon riposo. Solido a modificarmi. Capisco che venerdì magari qualcuno può anche essere un po' biadesivo, però. Ma esplode. Ho finito i colpi. Via via via. È da play non sapresti so Steve nello studio. Ma esplode o esplodeva? Ah non è. Ok. Buonanotte bandolino e grazie mille per le partite ancora. Alla prossima. Si ricorda che se vuole fare un paio di partite il venerdì di solito porto da Brolalla. Ci vediamo dentro la buonanotte base. Mandolino, forza Napoli sempre comunque. Grazie a te per le partite. Nella home del gioco, ok. Andare nel fuoco. Ma che cazzo mi sta sparando? Arrivo ragazzi. Sì, come detto, anche settimana prossima farò Brolalla e poi Ado. Notte. Io seguo quelli là, Aia, se non mi incastro. Che cazzo faccio a passare? Ah, di qua. Perché almeno il Macho Man me lo prenderei tipo volentieri. Dopo invece il pass battaglia, quello è appena iniziato, sta per finire, non mi conviene prenderlo adesso. Magari non ce la faccio neanche arrivare ad ultimo livello.
E tanto Dead by Daylight per un po' non ci gioco più, Fortnite lo stesso, quindi adesso, più, adesso sto andando soltanto avanti con il pass quello di FIFA, di Magic e poi buono. Dove cazzo è andato quello là? Aia! Bastardo! Guarda che c'ho questi qua che mi sparano. Benvenuti la missione entro! Trovate pure quanti! Mamma mia quanto lo sei. È amico. No, è morto uno! Aia! Bastardo che l'ho visto dopo! Schifoso! Io devo scendere, devo consegnare il pacco. Six, vieni qui, i Covenant sono dappertutto. Accedi alla Sword Base. Che cazzo è la Sword Base? Aia. Io tiro dritto qua. No! Ecco perché andavo storto. Tiravo storto io. Madonna le bozze che posso farci. E sto, ho sparato a caso a ammazzatura. No! Dalla piattaforma! Ti prego dimmi che mi fai ricominciare da lì. Cazzana Eva! Squadra Falcon atterrata, ostili incacciati. Jun sta cercando di aprire il cancello. Manca da me toccati in questo momento. Manca a tutti noi, cazzo. Soprattutto io che mi incastro contro i rottami di quello stronzo che è appena morto. Mamma mia, non scopo. Cioè, vabbè che mi tocca fare il giro perché non riesco a spostarmi. Oh. La Madonna. Adesso passaggio di prima che mi incastravo. Uguale spizzicato. Aio. Trovatemi un infarto. Guarda che non riesco ad andare là. No. Uè, cicci belli. Oh. Ma la Madonna. Questa bestia mi stava ammazzando. Oh, c'era un filo meno là in fondo, me lo ricordo. E va, fa subito una brutta. Aia. Sono dappertutto. Una linea di giro. Provo ad andare avanti di qua, no? Che ne dici di lasciare questo pianeta? Facile in arrivo. Vai, 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 checkpoint, checkpoint. Dobbiamo scendere. Buono checkpoint. Anche se non ho armi. Stanco. Non c'era un'arma per terra. E anche dal garage. Di corsa, Six, andiamo. Ah, ma posso passare con... Questo è mio. Mi sparano addosso. Cioè, posso fare sto mestiere qua? No. Ah, posso passare dentro. Quando vuoi, Nobel Six. Entra nella base. Ma ci passo.
Non ci passo. Amici, dobbiamo scendere, eh? Un po' difficile che io passa qua dentro, passi qua dentro. Ah, ok, si procede a piedi. Comunque dicevo, quella roba che ti è arrivata è quella di quel pacco là che ti doveva arrivare ieri, giusto? Quella che hai messo, che hai visto le foto dei componenti del PC. No, Mori! Mori, dammi la tua arma! È un ho visto che era arrivato anche l'alimentatore. Meno malo, meno malo. Sono contento. Adesso se mi sbaglio ti dovrebbero mancare degli altri componenti. Dopo ti puoi montare il PC, se non mi ricordo male. Minchia, 43 pezzi, porca miseria, auguri che ti mancano 43 pezzi. La Madonna. Mamma mia, dopo 1v1 Tetris Now subito proprio. Ah no, sto cazzo, uccidi tutti, arrivo dove sono i miei amici. Arrivo! Come nemico? Ma sto coglione? Vabbè. Chi è che mi spara da là e sbatte le porte? Non vado mai lì. Sì, arma? Cazzo, ha cagata l'arma. No! Mi sparano addosso! La vedo! Vedo la luce! Ok, non ho tanti colpi però. Benissimo. Sembra meglio di niente. Mori! Ma cucciolo, non posso uccidere sto nanetto qua. Vai che penetriamo. Anche se per ancora una volta non ho tanti colpi. Oh? Ah, mi stavano aspettando, a me mi stavano. Quanto mi ricordano Doom ste robe? Lo struzzo sì, il nano no. Ma mi fa troppo tenerezza il nano. Perché a differenza del struzzo che mi ha fatto l'agguato da dietro, anche se non è vero. Però il nanetto anche quando corre e scappa via mi fa troppo... è troppo funny. È troppo cute. Cioè quando vedo il nanetto che corre mi viene in mente troppo sta emoticon. Cazzo, attivato! C'è l'attacco! Bastardi! Che tipo vi ho visto con gli occhi? Ma che è sto roba? Ah! Ho capito il fucile a precisione che mi rompeva le balle. Dato, so che non c'entra un cacchio, però ieri ho visto tipo il trailer di presentazione della modalità zombie del nuovo Call of Duty. Porca miseria se non hanno finito idee per i zombie, per la modalità zombie. Dato, hanno anche riciclato incredibilmente tipo mappe degli altri giochi, si vede che non c'hanno proprio più idee. Mamma mia. Come sono finiti in basso. Per fare una cosa, sì. A me Call of Duty piaceva
Non mi interessava tanto di star lì a mettermi a fare tipo il pazzo di qua di là. Era bello quando era sondato a ondate. Sempre la stessa, ma soprattutto in questo qua davvero è boh, una roba incredibile. Quanto possa essere uguale, è proprio, hanno preso le mappe di quelli vecchi perché non sanno più cosa fare. Non sanno più cosa fare. Venite amici. Comunque le chiedo scusa e mi sono fatto schifo nelle partite. Dopo finita la live mi fustigo un paio di volte e poi mi metterò sotto un po' con i tutorial. A imparare un po' a fare come si fanno le bombe, eccetera, eccetera. Procedere alle coordinate prestabilite. Riptico. Ne so quanto te, Noble Four. Andiamo! Procediamo con le coordinate. Ci siamo. Saliamo e poi a destra. Non abbiamo ancora finito. Dopo ci si mettono pure i tizi simpatici. Mamma mia, cioè. Troppo simpatia. Continuavo a scrivermi messaggi. Digli a quello là che è un debole. Digli 1v1. Ma che cazzo mi fotte a me? Oh. La vita! Oh. Dammi la vita! Stanno pure i filomeni che sono invisibili. Ma io vi sgamo subito! Spari! E ti giuro anche l'arma! Aia! Mamma mia, le botte da dietro! Via da lì, granata! Bastardo! Niente più contatto! Infatti dopo è sparito anche il suo amichetto! Che come avrà anche detto Buddha, ok, lo spam non è una cosa contro il gioco, però cioè, figa. Se spammi vatti a giocare con i tuoi amici che spammano, se uno ha un po' di a cuore il videogioco, che si impara le combo eccetera eccetera, gli piacerebbe anche fare qualche scontro con gente che è capace di giocare. Non so se è della mia stessa opinione, ma credo di sì. Dato che tu è da anni che ci giochi, vorresti almeno andare contro con qualcuno che è bravo a giocare, non soltanto a spammare. Ma devo schiacciare... Ah, ok. Che cosa succede? Oh mio Dio, abbiamo consegnato il pacco? Sembra che siano stati accerchiati. O è stata una difesa a oltranza. Credo la prima. Non c'è niente da proteggere. E niente strutture portanti. Signore, se dobbiamo far saltare questo posto, non siamo nel punto giusto. Dot, controlla il vettore. Vettore confermato, comandante. Ci troviamo nel punto indicato dall'ONI. Spiacente. Coordinate modificate. Conferma. Modificate. Da parte di un'IA sconosciuta, con permessi molto superiori ai miei. Beh, indica 1,5 km a est e 600 metri sottoterra. Ho dimenticato la pala, comandante. Signore, io dico di proseguire senza l'IA di supporto. Le coordinate sono un buco nell'acqua e più le seguiamo. Che cos'è, Dot? La nostra nuova rotta, comandante. Bene, siamo arrivati fin qui. Cosa si nasconderà in questa base nemica? E soprattutto, dove abbiamo il pacco da consegnare? Ecco, magari il pacco ti è arrivato in ritardo perché ce l'avevo io che dovevo fare sta consegna del pacco. Hanno scambiato i pacchi e ce l'avevo io la roba del tuo PC. Ti chiedo scusa, sei arrivato in ritardo.
La tua nuova amica IA dice qualcos'altro, Dot? Dot? Lei ti sta aspettando. Sembra la navicella trasportatrice di Dead Space, cazzo. Mi guarda, scuso uguale. Per le solite misure di sicurezza, ma siamo in Dead Space. Dottoressa Alzi, i rapporti perdite la indicavano. Già, come dire, le notizie sulla mia morte erano frutto di esagerazioni. Vorrei poter affermare lo stesso di tutta la squadra Nobel. Come tutti, signora. Vi farà piacere sapere che il modulo recuperato a Visegrad da Nobel 2 custodiva davvero ciò che il mio scienziato aveva anticipato. Una scoperta fondamentale che ha finalmente rivelato i segreti celati in questi scavi. Non sono sicuro di capire. I vostri ordini erano un pretesto per portarvi da me e ora sono stati archiviati. Squadra Nobel, siete qui per portare al sicuro questi dati di importanza vitale. Dottoressa, abbiamo l'ordine di distruggere tutti i materiali. Se ne occuperanno altri. Devo ottenere conferma dal comando per le nuove direttive. Il colonnello verrà informato. Ora voi servite l'ONI. E quei ONI ci hanno cambiato direttamente la roba così? Questo è un artefatto alieno. Non è né di origine Covenant né umana. Così avanzato da risultare incomprensibile. Ma grazie al lavoro di Nobel 2 è stato quasi completamente decifrato. Qualsiasi cosa facciamo qui, meglio sbrigarci. Prepari i suoi dati, signora. Stiamo arrivando. Il processo di decrittazione è ancora in atto. Forse non capisce. Non abbiamo più tempo. Se non sarà trasportabile quando arriviamo, verrà seppellito. Seppellitelo e direte addio all'ultima speranza dell'umanità. Comandante, si chiedeva per cosa sono morti i suoi Spartan? Sono morti per questo. La prego, datemi più tempo possibile. Dove siamo finiti? Il laboratorio di Alzi. Ammazzate! Comandante, vedo questa grotta non è una formazione rocciosa naturale. Li hanno accontentati. Dottoressa, ostili in arrivo. Bella! Spartan, i Covenant non devono accedere al mio laboratorio. Ricevuto. Diamo alla dottoressa. Difendi il laboratorio di Alzi. Ma questo, ragazzi, dato che sono un po' scoppiato.